E buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti al secondo appuntamento settimanale live dove andiamo a vedere cosa ci combina Bitcoin, che cosa sta succedendo, se ci sono notizie interessanti e insomma andiamo ad aggiornare i nostri scenari su tutto il mercato delle cripto con questo Bitcoin che di nuovo ci sta facendo un po' cagare addosso perché è lì che sta affrontando un supporto veramente importante, tanto per cambiare, direte, ultimamente è sempre così, continua a dare testate a resistenze e mazzate a supporti. Vediamo perché se il trend dovesse continuare in questa maniera e quindi andare a ratassare, come si dice dalle mie parti, anche questo supporto, direi che non finirebbe benissimo e quindi per questo motivo oggi siamo vestiti di rosso, perché di fatto la struttura di breve periodo rimane ribassista, rimane bearish. Che dire, sul grafico andremo a vedere meglio come sempre verso la metà, nella seconda metà del live, dove andremo a esaminare prima il grafico di Bitcoin con i vari scenari possibili e poi quello delle altcoin più interessanti. Mi raccomando, a tal proposito, anche voi fatevi avanti. Chiedete se avete un'altcoin che vi interessa vedere analizzata, mi raccomando, chiedetelo, così lo facciamo. E adesso invece partiamo, come sempre, con una panoramica su qualche notizia interessante, qualche argomento di discussione e le vostre prime domande. Poi ultimamente ho iniziato ad avere questa abitudine che in sostanza è di portarvi ogni tanto un nuovo progetto DeFi da vedere, che in realtà è un'abitudine che sto avendo io, nel senso io la mattina in quest'ultimo periodo mi ritaglio sempre un paio d'ore e mi studio una piattaforma DeFi tra quelle interessanti. Ovviamente mi sono segnato un po' una lista, alcune me le avete suggerite voi, tra l'altro, e vi ringrazio a tal proposito, e me l'approfondisco un po' per cercare di farmi un'idea e ne sto scoprendo veramente un sacco. E allora, quando trovo qualcosa di interessante, lo condivido anche con voi. Spero che apprezzerete. Mi raccomando, nel frattempo, io adesso parto con un paio giusto appunto di argomenti di discussione, poi leggo le vostre domande. Quindi carichi, carichi, carichi. Allora, prima cosa volante proprio, visto che anche questa cosa ogni tanto mi arriva qualche domanda a riguardo, il discorso di BET, che è Ethereum tokenizzato. Vi ricordate il discorso di Ethereum 2.0 su Binance? Sostanzialmente voi mettete in staking i vostri Ether su Ethereum 2.0 su Binance e lui in cambio vi dà questi famigerati BETH. Questi BETH sono un token di partecipazione, diciamo così, allo staking di Ethereum 2.0 appunto su Binance, la B sta per Binance per l'appunto. E lo staking vi viene ricompensato giornalmente con altri BETH, quindi in sostanza è come se voi aveste i vostri Ether in staking che generano altri Ether. Sapete che su Ethereum 2.0 non è così perché è vincolato, è a senso unico e così via. E quindi molti exchange, molte piattaforme hanno trovato questo escamotage di creare questo token derivato per tenere viva comunque la liquidità anche in uscita. In sostanza, l'ultimo step che mancava per poter fare il passaggio inverso, quindi da Ethereum staked a di nuovo Ethereum normale, è il listing della coppia BETH Ether che avverrà dopodomani alle 12 UTC, quindi da noi alle 13. E che dire, dunque, a me interessa più che per il discorso del tornare a BETH, a Ether da BETH, perché sono curioso di vedere come verrà apprezzato dal mercato e se ci saranno delle opportunità di arbitraggio interessanti, perché teoricamente un BETH dovrebbe valere un Ether e quindi non lo so, vediamo. Sono veramente curioso. Penso che, tra l'altro, proprio per limitare la volatilità, all'inizio qui c'è scritto che hanno cappato la subscription limit, che non ho capito cosa intendano, se la posizione che uno può aprire sul trading o cos'altro, di BETH a un Ether, penso appunto per limitare la volatilità, per non farlo depeggare troppo, però non lo so, non ho neanche capito se ho capito bene, quindi se qualcuno di voi ha più chiaro questo punto, magari me lo può dire. Poi,
Allora, ecco, questa è la notizia del giorno, anzi dei giorni. Non so se avete seguito il mondo dello stock market anche, che ultimamente sta diventando più affine che mai alle cripto, anzi ormai non le vede proprio le cripto. Il caso GameStop, quel mega short squeeze che c'è stato dei i Redditors di Wall Street Bets contro alcuni fondi che avevano shortato il titolo. Quelli di Wall Street Bets hanno comprato tantissime azioni call, facendo levitare a manetta il prezzo, e sostanzialmente hanno liquidato, hanno squeezato tutte le posizioni short che c'erano aperte, arrivando a portare il titolo a una cifra pazzesca. Perché adesso ho aperto qui? Perché FTX, figuratevi voi se non ne approfittava per listarlo sulle tokenized stocks. E non solo, perché hanno listato anche il future di GameStop 2603. Tra l'altro, visto che c'è una volatilità fuori dal normale su questi titoli, attenzione allo spread. Guardate, qui ad esempio abbiamo il future che sta a 2,32 e abbiamo lo spot che sta a 2,90. Quindi, insomma, ci sono dei possibili arbitraggi interessanti. Si potrebbe addirittura andare a vedere, adesso non so se c'è già, no, mi sa di no, volevo vedere se era già possibile metterlo qui su TradingView per fare proprio il rapporto, per vedere come in funzione del tempo, in sostanza, come fluttuava il delta tra il future e lo spot su FTX. Però mi sa che no, anche qui non ti fa fare il paragone, peccato, perché per vedere, insomma, quando, cioè, si può fare lo spread trading su queste coppie. È una cosa da pro, quindi non da approcciare così con leggerezza. Però se uno analizza il comportamento del grafico e vede magari dei pattern, dei livelli di confidenza, diciamo così, di spread per l'appunto tra il future e lo spot, può azzardare ad aprire quelle doppie posizioni, che in questo caso sarebbe long future, short spot. Tra l'altro non so se è possibile shortare le tokenized stocks qua con il margin trading, secondo me no, sarebbe da vedere. In ogni caso, appunto, i trade basati sulla volatilità, sullo spread, sulla differenza, qua vengono bene proprio perché è volatile, è nuova e c'è molto, insomma, molto volume che si muove intorno, quindi vale la pena tenerci sopra gli occhi. E lo stesso vale per BlackBerry e AMC, che sono le altre due stocks che sono state, insomma, un po' scillate dal subreddit Wall Street Bets. Sono quelle di cui si parla un po' tanto in questi giorni, e ovviamente il buon vecchio FTX ne ha approfittato subito per andare ad arraffare un po' di volumi. Volevo vedere quanti volumi, per curiosità, erano stati mossi. 2 milioni, considerando che l'ha listata stamattina, non è male. Direi che ha fatto una bella mossa il nostro caro Sam. Poi, riguardo al mondo DeFi, oggi vi ho portato un'altra piattaforma su Binance Smart Chain che si chiama Bifi Finance, sempre sotto vostro suggerimento. Me l'avete fatta scoprire voi, che in sostanza è uno Yearn Finance su Binance Smart Chain. Quindi non so se avete presente Yearn Finance, come funziona, che vi va ad aggregare le altre piattaforme con on top altre opportunità di farming. Qua è la stessa cosa. In sostanza abbiamo Venus, abbiamo Pancake, che ormai spero conoscerete a menadito. Ci abbiamo fatto tanti di quei video su Venus e Pancake, che ormai, appunto, dovreste conoscerli. E allora qua, ecco, in realtà qui io ho filtrato sulle stablecoin, liquidity pools, e come vedete, ad esempio, il pool USDT BUSD di PancakeSwap sale al 31% di APY, aggiungendoci, in sostanza, non so se qua lo fa vedere, no, però in sostanza vi dà il rendimento di PancakeSwap e in più vi fa farmare la coin Bifi, si chiama, che è proprio la coin di Bifi Finance. Come sempre, una piattaforma nuova da usare con cautela. Ci sono 52 milioni di TVL, quindi non è neanche tanto. Rischio hack, impermanent loss no se si opera sulle stable. Ovviamente non ci sono solo le stable, c'è veramente di ogni, e volendo, vedete, ci sono anche delle altre applicazioni tipo Bakery, Trap House, non lo so, che non conosco ancora, nei prossimi giorni magari le scoprirò.
e su Binance Smart Chain c'è veramente il delirio. Il mio consiglio ovviamente è di non impazzire dietro gli APY giganti, di rimanere per quanto possibile cauti su una cosa del genere. Fa ridere perché già di per sé insomma Bifi è abbastanza spinta, però insomma se utilizzata con cognizione può avere anche il suo perché. Giusto ieri che parlavamo di come investire un capitale che può essere 1.000 euro, se vi ricordate ho fatto il video apposta, abbiamo ipotizzato proprio l'utilizzo della DeFi su BSC per via delle sue basse fee, quindi che non vanno a impattare sul nostro capitale anche se ridotto a differenza di Ethereum, e comunque hanno quella spintarella speculativa che ci può piacere se cerchiamo un po' di pepe, quindi un po' di rischio rendimento asimmetrico. In ogni caso non sono piattaforme che chiudono dall'oggi al domani, questo il rischio è sempre remoto, però bisogna tenere in considerazione che è un po' più alto perché sono piattaforme nuove. Niente, questo era giusto per darvi una panoramica di quello che ho scoperto in questi giorni. Adesso invece torno dritto dritto da voi. Come sempre, se volete approfondimenti, se avete richieste in più anche su quello che vi ho mostrato ora, mi raccomando approfittatene, fatelo adesso perché insomma vale la pena togliersi qualsiasi dubbio. E poi vi ricordo che è ripartito il programma Shitcoin, quindi di nuovo terza stagione delle Shitcoin. Ci sono due premi per gli shitcoiner come voi. Per ottenere le Shitcoin basta seguire i live e ogni tanto cliccare sullo scrigno che appare in giro per lo schermo, dovrebbe accadere perlomeno. E come funziona? È molto molto semplice. In sostanza voi accumulate shitcoin e quando arrivate a 500 o 1000 c'è un premio. A 1000 0.005 BTC, a 500 una video chiacchierata con me dove potete chiedermi su trading, cripto, grafici, qualsiasi cosa, non consulenze finanziarie ovviamente, fate i bravi. E si può fare solo tre volte quello, poi lasciamo il gran premio e basta, quindi il jackpot con 1000 shitcoin. Questo per insomma limitare la cosa. Bene, partiamo. Allora, ciao Luca, ho seguito le tue spiegazioni ma non ho capito una cosa. Capisco che quando BTC sale le altcoin scendano perché i capitali si spostano dalle alt a BTC, ma quando BTC scende perché anche le alt scendono? Nei periodi in cui Bitcoin è in discesa non dovrebbero i capitali spostarsi sulle altcoin e quindi farne alzare il prezzo? Allora, questa è una domanda che capita spesso, vale sempre la pena andare a trattarla bene. Quello che accade in realtà è che le altcoin sono sensibili, più che ai trend di Bitcoin, sono sensibili alla volatilità, ai movimenti repentini, no? Quando Bitcoin pompa all'improvviso, le altcoin solitamente hanno un attimino di inciampo. Quando Bitcoin dumpa all'improvviso, le altcoin hanno un attimino di inciampo. Ma poi non è detto che se si innesca un trend rialzista o ribassista che sia, le altcoin debbano in qualche modo parteciparci al contrario, nel senso che se Bitcoin è in uptrend, le altcoin per forza devono essere in downtrend. Non è vero, non è detto. Per questo io di solito guardo sempre, come sapete, la dominance di Bitcoin, che quella sì è l'unica cosa che mi riesce a dare un'idea chiara del trend in essere sulle altcoin. In questo caso è abbastanza chiaro, è un grafico che si legge molto bene questo generalmente, perché segue molto bene i trend, cioè si creano trend in maniera abbastanza organica e solitamente tendono a durare, quindi fin tanto che il tutto rimane così è un grafico che si legge, ripeto, abbastanza con agilità, ecco, con facilità. Al momento, come vedete, siamo nel pieno di un trend ribassista della dominance che non accenna ancora a rallentare, e pertanto le altcoin sono in una fase in cui si stanno apprezzando rispetto a BTC. Attenzione, io guardo le coppie altcoin BTC, non altcoin dollaro, perché altrimenti sono fortemente dipendenti da Bitcoin. In questo caso quindi che abbiamo le medie mobili configurate in maniera ribassista, la dominance costantemente sotto le tre medie mobili, appunto, è una configurazione di downtrend, quindi mi suggerisce che potrebbe valer la pena esporsi speculativamente, per ovvi motivi, alle altcoin, ok? Quindi questa è la prima cosa da vedere. Poi questo non mi dice però come si comporteranno in una singola giornata, perché lo sapete, questo mi dà un'idea di massima di trend, ma non è che prevede quello che accadrà. Quello che accadrà si può, come dire,
semplificare in questa maniera, cioè se siamo in una fase di downtrend della dominance e Bitcoin non fa movimenti particolarmente volatili, allora le altcoin tenderanno a crescere, ok, rispetto a BTC. Però attenzione, perché c'è l'eccezione, ovvero anche se la dominance è in downtrend e magari un giorno Bitcoin ti fa uno strappo del 10% da qualche parte, oppure rompe una resistenza importante, fa un nuovo massimo, oppure perde un supporto, insomma fa un movimento molto partecipato e innesca potenziale volatilità, allora lì solitamente si verifica un flash dump, perlomeno un crollo localizzato delle altcoin, che poi si può risolvere in vari modi, attenzione, perché se il trend della dominance era ribassista, rimane ribassista e comunque dopo quel movimento volatile di Bitcoin non c'è troppo follow up, quindi esempio Bitcoin, che ne so, sta lateralizzando, improvvisamente fa un dump così e poi torna a muoversi senza troppe pretese, con buona probabilità dopo il dump le altcoin assorbono e ritornano nel loro trend rialzista. Al contrario, ovviamente, se Bitcoin dumpa, nel frattempo le altcoin dumpano e poi dopo un po' dumpa di nuovo, allora c'è il rischio di un secondo dump, proprio perché sono i movimenti volatili, sono gli strappi di solito che vanno a far soffrire le altcoin. Ma questo vale ambo i lati, perché anche se Bitcoin pompa, le altcoin dumpano in maniera, ripeto, localizzata, perché poi a governare il tutto è sempre il trend. Se voi ci fate caso, a volte questi movimenti repentini lasciano un'impronta visibilissima sul grafico della dominance con delle candele abbastanza ignoranti di questo tipo, ok? Però vedete che a volte non vanno a inficiare il trend, ed è proprio il trend a farci capire come stanno andando le altcoin. Questo ovviamente vale per il mercato in generale. Poi quando si fa trading sulle altcoin non si può soltanto seguire il trend, perché ci vuole un setup, ci vuole un ingresso, un'uscita e uno stop loss. Pertanto, insomma, vale la pena poi andare a prendere il singolo grafico dell'altcoin e studiare quello. Spero di essere stato completo, perché è un tema veramente ricorrente questo qui. Continuiamo. In un'ottica speculativa, non sarebbe più conveniente uscire in fiat quando il prezzo è ai massimi? Perché secondo te conviene invece accumulare BTC? Guarda, quello non è che c'è un meglio o peggio, in verità, dipende tutto da come uno vuole gestire il suo portafoglio, perché se il tuo scopo è fare profitto in fiat e basta, chi te lo fa fare di stare lì a operare su Bitcoin, a fare avanti e indietro fiat, Bitcoin, altcoin, Bitcoin, fiat? No, fai direttamente fiat, altcoin. Però ecco, anche lì vale la pena, secondo me, nel momento in cui si va a prendere posizione, non esonerarsi dallo studiare il grafico Bitcoin, altcoin, perché così decidi se ti conviene prendere posizione su Bitcoin o sull'altcoin, perché se Bitcoin sta performando meglio, chi te lo fa fare di andare a prendere un altcoin che è più volatile, ci sono più incertezze e tutto quanto? Secondo me potrebbe essere molto meglio fare così. Ciao, ti vorrei ricordare di cambiare la schermata stream offline, c'è ancora scritto mercoledì alle 21, hai completamente ragione, assolutamente sì. È vero, devo anche farla con la nuova grafica in teoria. Luke, oggi ho interrogato la palla di cristallo, grande, adesso interroghiamo anche la mia, chiedendo se la live sarebbe iniziata in ritardo e mi ha detto di sì. Ricordati dei buoni propositi del 2021, hai ragione, mi faccio sempre i propositi, ma alla fine l'abitudine è troppo forte. Buonasera Luca, cosa ne pensi di ZIL e del suo progetto in sé? Potresti vedere il grafico ZIL USDT? Guarda, lato fondamentale purtroppo mi cogli impreparato, non lo conosco, però andiamo a vedere con molto piacere il grafico. Allora, non è neanche brutto questo grafico, tra l'altro, cioè ha qualche irregolarità, vediamo il settimanale, però brutto non lo è, anzi guarda, il settimanale forse è ancora più bellino. Che dire, abbiamo, vabbè, la zona di bottom ormai più che consolidata qua giù, dopo tra l'altro un downtrend mica da ridere, perché caspita che downtrend, però
c'è stato il suo tempo per andare a ridistribuire. Vedete, quando parlo comunque del fatto che dopo un downtrend così forte, dopo un pump and dump solitamente, io dico sempre si forma il cosiddetto fenomeno del back holding e quindi ci vuole tanto tempo per andare ad appianare il mercato, a fargli trovare un nuovo punto zero, chiamiamolo, da cui eventualmente ripartire. Questo è accaduto, direi, perché siamo partiti in agosto 2019 e è un anno, maggio 2020, un anno di lateralità direi che è più che sufficiente per ritrovare un nuovo punto zero. Quindi, allora, adesso cosa succede? C'è stato un nuovo pump, un nuovo movimento rialzista con ritracciamento, un higher low, tac, qua sotto, e poi un altro movimento rialzista con, tra l'altro, un higher high. Allora, c'è un bel po' di offerta in corrispondenza di questo high, il che me lo fa piacere un pelino meno, quindi, se devo essere sincero, non mi fa proprio impazzire come grafico. Tra l'altro, guardate, quest'area, che era una prima area di resistenza che si era formata storicamente durante il downtrend, è proprio lei che è andata a ostacolare il movimento rialzista, con questo, questa punta, questo pump and dump di fatto, che ecco va a introdurre una componente di offerta un po' antipatica. Quindi, che dire, al momento si può dire comunque che il trend dell'ultimo periodo, la struttura, è sicuramente rialzista e pertanto si può andare a osservare o un altro ritracciamento al fine di prendere posizione con lo stop loss sotto lo swing precedente e andare a cavalcare l'eventuale ondata successiva che ci sarà, oppure andare ad attendere una fuoriuscita da quest'area che è l'area che ancora tiene un po' a freno. Quindi sono due approcci molto diversi. Andiamo a vedere anche il giornaliero se ci è d'aiuto in questo caso. Secondo me non va ad aggiungere molto. Allora, vediamo se si può tirare qualche trend line. Ne abbiamo una qua che però non sembra essere ancora raggiunta neanche vagamente. E vedete qua la punta assume dei connotati un po' più lunghi, perché ovviamente non essendo più settimanale ma giornaliero si vede in maniera più estesa, però rimane pur sempre una punta alla quale l'offerta ha reagito molto violentemente ricacciando in basso. Quindi, che dire, si può tranquillamente approcciare magari in questa zona con un'eventualità di piano di accumulazione qui dentro, stop loss sotto lo swing precedente e con l'obiettivo di cavalcare l'ondata successiva. Questo è un possibile setup, in quanto comunque si trova dentro un canale ascendente, si è appianato, ha trovato il punto zero e la struttura al momento macro settimanale è rialzista, quindi ci può tranquillamente stare. Benissimo, continuiamo. Allora, dove siamo arrivati? Eccole qui. Mi hanno hackerato le mie shitcoin. No, non sono stata hackerata, sono stato io che le ho ridistribuite. Ho dato un piccolo bonus a chi ne aveva già tante, ho dato 100 a chi ne aveva dalle 750 in su e 50 chi ne aveva tra 500 e 750 per premiare i partecipanti della stagione scorsa. Ciao Luca, potresti portare nuove strategie di trading? Ma guarda, ce n'era una che volevo discutere con voi, mi sa che la porterò in uno dei prossimi video, ci sta. Ciao, un piacere le tue dirette, puoi guardare il grafico Ethereum dollaro? Grazie. Certo che sì, andiamolo a vedere. Io di solito guardo solo Ethereum Bitcoin, allora adesso vediamo Ethereum dollaro. Dunque, vediamone uno con un po' più di storico. Eccoci qua. Allora, estensione veramente a manetta, di nuovo. Dunque, però qua non ho segnato i livelli. Vabbè, lasciamo stare. Allora, eccoci qua. Partiamo dal settimanale. Rifacciamo da zero. Oggi va così. Facciamo tutte le analisi live, partendo da zero. Allora, time frame settimanale, partiamo dall'ultimo movimento e andiamo a individuare eventuali aree di interesse. La prima è questo cluster qua sul settimanale, tac, ok? Quindi la zona nell'intorno dei 1245 dollari circa. Uno, poi due, si scende fin qua giù, 500-600 dollari, qualcuno lo so mi sta già urlando dietro, pazzo, non ci arriveremo mai, ok, lo spero anch'io, perché anch'io investo in Ethereum, comunque andiamo ad arricchire
questi livelli con qualcosa di più dato dallo storico. Allora abbiamo il top a 1350 di chiusura, abbiamo quest'altro top a 1250. Guardate che curiosità, si sovrappone perfettamente a questo cluster, quindi qua si potrebbe iniziare a valutare un'eventuale struttura, ok? Se si rompe a ribasso questa zona è un inizio di pressione ribassista. Poi allora, che altro abbiamo? Abbiamo questo livello qui a 913, poi abbiamo a scendere 792 e poi secondo me torniamo più o meno agli stessi livelli, perché guardate qua c'è questo cluster che coincide con quest'altro, quindi ci fermiamo qui, oserei dire, può bastare. Vediamo se il giornaliero arricchisce magari quest'area che è un po' vuota. Vediamo cosa ci dice, non ci dice più di tanto, vabbè, ci sono i low locali che però sono degli higher lows ancora e non vanno ad aggiungere più di tanto, a dire la verità, però mettiamoli, non si sa mai, possono essere sempre dei livelli interessanti. Quindi, in definitiva, che dire, struttura rialzista su tutti i time frame, perché sul macro è rialzista, sul daily è ancora rialzista, a differenza di Bitcoin, perché vedete che abbiamo massimi e minimi crescenti. E poi che altro si può dire? Bisogna fare attenzione perché si è formato un pool di offerta qui sopra in zona top sopra i 1400 e al momento c'è il livello che è 1243, che è un livello importante perché abbiamo visto che delinea una struttura su time frame settimanale, quindi delle chiusure settimanali qua sotto in teoria iniziano a indebolirla. Tuttavia abbiamo anche 1111 e 1050 che sono due supporti forti giornalieri appena sotto, quindi io estenderei il tutto dicendo che finché si conserva questa struttura il trend non è invalidato. Al contrario, iniziare a chiudere delle candele giornaliere qua sotto, sotto i 1050, invaliderebbe questa struttura e metterebbe a rischio di un'eventuale correzione anche Ethereum. In particolare si potrebbe mettere insieme tutte le carte scoperte finora e dire che in caso di chiusura giornaliera qua sotto si potrebbe puntare a un retest ad esempio di quest'area qua 1252, che abbiamo visto che insomma è un po' una sovrapposizione di varie cose, per il setup short con stop loss sopra i massimi eventualmente, per la copertura, per chi avesse necessità di copertura. Questa è un po' la mia visione di Ethereum, poi ovviamente in maniera speculare si può puntare al contrario ai long nel caso in cui si dovesse verificare questo scenario, che è lo scenario di fuoriuscita dalla struttura, allora si può andare a cercare i supporti sottostanti per un eventuale piano di mediazione del prezzo di ingresso, del prezzo di carico. E finora invece la cosa più speculativa in assoluto che si può fare è andare a cercare eventuali falsi breakdown, quindi in quest'area e in quest'area, per aprire dei setup long aggressivi che però abbiano dei target già ben definiti, perché ci troviamo in una situazione un po' a rischio, un po' difficile da comprendere. Pertanto attenzione anche ai falsi movimenti all'interno della struttura. Poi ovvio, se la struttura viene invalidata è un messaggio più chiaro, ma fin tanto che non accade, attenzione a prendere posizioni speculative, perché è un attimo che saltano teste e stop. Ciao Luca, ciao a tutti. È possibile fare arbitraggio su Binance con le stesse modalità che avevi descritto in un video su BitMEX? Oh sì, assolutamente. È possibilissimo, soprattutto nel momento in cui Binance ha introdotto tutti quei bellissimi strumenti derivati con scadenze, mica scadenze, quindi assolutamente sì. Penso tu parli, anzi sì, sicuramente stai parlando del cash and carry. È possibile, considera che non ho visto molte opportunità ultimamente, se non erro. Perché? Perché mi sa che il mercato al momento prezza il tutto in maniera abbastanza piatta. Come vedi, in sostanza il guadagno che si può ottenere dal cash and carry deriva dalla differenza tra il prezzo spot di Bitcoin, di un asset qualunque, e il prezzo dei future a scadenza. In particolare è un'eventualità interessante quando il prezzo del future è molto superiore al prezzo spot. Andiamo a vedere, allora, torniamo anche su Binance Spot, così facciamo un raffronto in diretta. In particolare è utile prendendo il future a scadenza più lontana, di solito. Vedete che se ci fate caso, adesso ve lo ingrandisco anche un po', il PERP vale 29
29.009, quindi mi aspetto anche lo spot più o meno. Il trimestrale che scade a marzo, 30.004, quindi c'è già uno spread di quasi 1.000. Il trimestrale a giugno, 31.100, lo spread aumenta un po'. Quindi se noi andiamo a cercare quanto vale lo spot di BTC in questo momento, andiamo a vedere, 30.022, ok? No, non è vero, è abbastanza volatile, 29.800 supponiamo, ok? Per un attimo immaginiamoci che sia fermato, sta dampando in diretta, non lo so. E abbiamo detto 29.800, il future a scadenza più lontana era 31.130, quindi noi prendiamo la calcolatrice, facciamo 31.130 diviso 29.800 e ci viene che c'è un 4.4% di spread, il che vuol dire che se compriamo un bitcoin e shortiamo un future, un'unità, nel contempo lasciamo andare fino a scadenza le due posizioni, quindi fino a giugno, fino a cos'era il 25 di giugno, o il 26, non mi ricordo. Andiamo a vedere, era il 25.06, succede che noi incassiamo pulito quel 4 e qualcosa per cento soltanto dallo spread, ok? Questa è una strategia che si può attuare anche sulle altre coin, ok? Vedete che ci sono tutti i future a scadenza anche su altre coin, quindi è sicuramente valida anche su Binance. Certo è, ha un opportunity cost notevole perché tu stai vincolando un bitcoin più un bitcoin per avere il 4, qualcosa per cento. È un guadagno certo, a meno di casi particolari come se ti fai liquidare la posizione sul future, ma è improbabile se non usi leve troppo alte, però l'opportunity cost insomma è evidente, ok? Quindi questo per andare a puntualizzare su questa cosa. Ciao Luca, nell'episodio precedente hai parlato che riguardo che i prodotti derivati sono tassati. Ho cercato informazione, ma non ho ben chiaro il caso specifico di SNX. Se uno lo possiede, deve pagare le tasse nonostante si abbia superato i famosi 51K? Guarda, in realtà per derivati io intendo i future, i perpetual e le opzioni, che sono strumenti speculativi. La tassazione interviene nel momento in cui c'è speculazione sulla compravendita e quindi una delle caratteristiche possibili per definirla tale è usare prodotti derivati, che per definizione sono speculativi, quindi se si fa trading sui future anche senza superare i 51K vanno dichiarati. Al contrario, se tu compri SNX è una coin di per sé che la stai comprando spot, quindi non ricade in questa categoria. Ciao Luca, avrei una domanda sull'analisi tecnica. Vai! Che differenza c'è tra media mobile normale e media mobile esponenziale? Non riesco mai a capire quale è meglio usare. Guarda, la differenza è sul calcolo della media stessa. In particolare, se tu prendi, adesso facciamo un esempio qua così. Allora, una media mobile in sostanza, supponiamo a 10 periodi, ti va a prendere le ultime 10 candele e ti fa la media. La media mobile semplice, semplicemente per l'appunto, prende le ultime 10 chiusure, le somma e le divide per 10. Qual è la media mobile semplice in un certo momento? La media mobile e quindi ti dà un peso flat a tutte le ultime 10 candele. La media mobile esponenziale, al contrario, dà un peso che segue una curva esponenziale, quindi peserà molto di più le ultime 3 candele rispetto alle prime 7. Ok, quindi in sostanza, anziché presommare tutte 10 e dividerle per 10, farà una somma dove all'ultima darà il peso massimo, alla penultima un peso un po' più basso, alla terzultima un peso un po' più basso e così via, e poi dividerà per 10 e quella sarà una media mobile esponenziale che ovviamente se abbiamo un trend crescente o un trend decrescente, cioè sul trend crescente la media mobile esponenziale sarà maggiore rispetto alla media mobile semplice perché peserà di più le ultime candele, su un trend decrescente sarà il contrario, ok? Quindi questa è un po' la differenza. Su quale è meglio usare? Io ti dico, io ho sempre preferito, fermo restando che non uso le medie mobili per avere segnali operativi, ma le uso soltanto per analizzare il trend, io ho sempre preferito quella esponenziale sulle cripto, ma anche in generale, proprio perché è più veloce, è più reattiva agli ultimi movimenti. Una media mobile semplice è molto più lenta a reagire, perché appunto se tu hai anche una botta di domanda, una botta di offerta, un inizio di movimento,
te lo va a prezzare all'interno della media dopo un po' di candele, proprio per come è strutturata, quindi io preferisco quella esponenziale. Benissimo, Luke, puoi spiegarmi il significato del tuo logo? È un doppio slash? Ecco, questa domanda la volevo prima o poi. Allora, in realtà sì, c'è un significato legato al doppio slash, è un significato per i nerd soprattutto, perché io quando ho deciso di chiamare la community, il brand, diciamo, The Crypto Gateway, ho inteso una porta d'accesso, no? Che è il significato letterale di gateway, al mondo delle criptovalute per chiunque, quindi chi si sta avvicinando vuole capire, può attraverso questa porta d'accesso farlo e diventare consapevole. Dal punto di vista informatico, un gateway è un dispositivo che collega due reti diverse, ok? Quindi il mondo reale e le cripto. E quando ci si collega ad un percorso di rete si mette il doppio backslash. Non so se qualcuno di voi ne ha avuto a che fare, probabilmente sì. E allora l'idea è stata quella. Non chiedetemi che quali sostanze avessi assunto nel momento in cui mi è venuto in mente, perché non lo so nemmeno io, però ho detto ma sì, mi piace, facciamolo, e quindi è diventato un po' quello, e il tema del canale è diventato questo qui. Grazie per averlo chiesto. Ciao Luca, ti seguo da settembre, ho una domanda da farti, non riesco a prelevare le commissioni guadagnate su Uniswap, provo a fare remove, collego il wallet che contiene Ether come collaterali, metto 100% sulla coppia, ma resta tutto a zero. Facciamo così, prova a chiedere una mano nel nostro gruppo Discord, nella sezione DeFi, tu prova a chiedere cosa è successo, magari alleghi qualche screenshot oscurando i tuoi dati, mi raccomando address, qualsiasi cosa, però così ti si può dare una mano in maniera un po' più concreta, il nostro gruppo Discord serve anche a quello, ad aiutarci. Ciao Luca, cosa ne pensi dell'idea di Mauro Caimi secondo la quale sul mensile di BTC si è formata una candela shooting star? Andiamo a vedere. Ah, io di Mauro mi fido di solito, quindi secondo me se lo dice lui non è una cavolata. Vediamo un po' questa candela mensile. Caspita, è brutta, eh? È bruttina la candela mensile in effetti. E non ha mica tutti i torti, va che roba. È abbastanza, adesso tiriamo via... Dov'è? Qua... Okay. Tiriamo via tutto. Di fatto, una candela configurata in questo modo è un tipico segnale di top, di solito succede, cioè si mostra spesso come segnale di top. Poi ovviamente da sola può dire tutto e può dire niente, perché ci vuole follow up, quindi forse esaminarla singolarmente non è completo, conviene andare a vedere poi il settimanale e il giornaliero. Però di fatto una candela così denota una quinta lata di offerta, perché tutta questa shadow è offerta, significa che in sostanza nel mese c'è stato un mega pump e poi l'offerta si è fatta viva e ha iniziato a dampare. Sono quei classici segnali di solito per cui i retail vanno in FOMO, comprano e pompano il prezzo, e poi intervengono i grossi capitali e sopprimono, e di solito si va a concludere con una candela di questo tipo. È un segnale di top molto forte. Se vedete anche i top precedenti comunque avevano vedete delle candele mensili che notavano molta offerta, è tipico, è molto tipico. Poi per l'amor di Dio, la prossima candela potrebbe essere così, addirittura così, non si può mai sapere, però di fatto è la verità, è un segnale, è un potenziale segnale di top da non trascurare, ma di fatto lo stiamo notando anche noi che la struttura è invertita di fatto sul daily e siamo in ritracciamento, quindi bisogna seguire esattamente questo scenario. Mi auguro qualche mese di lateralità e consolidamento di Bitcoin, ma anche un bel ritracciamento non fa schifo, dai. Ciao Luke, puoi spiegarmi il perché dello short di copertura anziché semplicemente vendere spot una parte dei propri BTC? Verissimo, non cambia nulla di fatto, ma proprio niente di niente. È che, come dire, mi aiuta, perché io facendo comunque anche le operazioni di ribilanciamento, quelle quantità, incluso anche lo short, le considero come la parte Bitcoin. Ok? Cioè se io vendessi, mi spiego meglio, se io vendessi una parte di Bitcoin uscirei in cash, in liquidità, e quindi poi nel momento in cui devo andare a fare il ribilanciamento magari mi cambia, no, il risultato, perché mi porterebbe a entrare ad acquistare nuovi Bitcoin e quindi mi sballerebbe un po' i piani, perché io ogni mese vado a fare il ribilanciamento del portafoglio in base alle mie percentuali sulle cripto, che al momento sono, le conoscete, insomma, ci abbiamo la stragrande maggioranza
maggioranza di Bitcoin è più o meno 80-20 Bitcoin Ethereum con qualche briciolina di altro. E quindi andando ad aprire lo short con collaterale Bitcoin, il totale, cioè il PNL dello short più il controvalore dei Bitcoin che ho, è un tutt'uno ed è in Bitcoin. E quindi in sostanza andando a fare il calcolo nel ribilanciamento mi viene come un comparto unico. E questo mi aiuta dal punto di vista proprio della mia organizzazione, e questo è il motivo principale. Buonasera Luca, oggi sono entrato con quello che mi era rimasto a 29.600, speriamo sia il bottom. È un po', come dire, un po' forse avventata come mossa. Cosa ti ha spinto a entrare così all-in, papam, durante tra l'altro dei costrutti di lower highs, lower lows in corso e in pieno ritracciamento, dopo aver perso il cluster giornaliero e che stiamo attaccando per la quinta volta un supporto? Non lo so, vabbè, io ti auguro che sia il bottom ovviamente. Facciamo una lotteria con in premio shitcoin a chi indovina dove si fermerà. Potrebbe essere un'idea. Facciamo la Crystal Ball Lottery, che chi tira fuori le sfere di cristallo, sparare cifre a caso e via. Ciao Luca, ma esistono delle stablecoin valide non legate al dollaro? Allora, sapevo che ce n'era qualcuna legata all'euro, però non è ancora stata sdoganata, cioè ancora, ad esempio Nexo ha la sua legata all'euro, che però è solo sua, e allo stesso modo ce n'erano delle altre, Stasis si chiama, non lo so, però sta di fatto che adesso le maggiori stablecoin sono legate al dollaro, quelle più usate nella DeFi e nella CeFi. Ciao Luca, l'11 febbraio c'è la prima public sale delle land premium su The Sandbox, ho visto. Ero intenzionato ad acquistarne una, ma ho visto che il token Sand è salito parecchio e il costo di una land è circa 310 euro. Non so se ne vale la pena. Secondo te, già che ci sei, possiamo vedere il grafico Sand BTC? Grazie. Guarda, io ti dico, mi ricordo che le prime land le ero riuscito a entrare all'inizio, le ho pagate qualcosa come 30-40 euro e godevo veramente tantissimo. Ho detto, me le tengo lì, queste non me le toccherà mai nessuno. E di fatto così è, e mi è sempre piaciuta l'idea di investire nelle land più che in Sand addirittura, perché non lo so, mi piaceva di più. Ammazza, questo pump scommetto che è stato il giorno dell'annuncio, ma fammi indovinare. Comunque ti dico, è difficile andare a dare un prezzo a un asset del genere, cioè se già è difficile dare un prezzo a una coin, figurati alla land. Dipende in sostanza dalle intenzioni che tu hai, cioè se è per mero scopo speculativo, non lo so, forse mi sentirei di dirti di lasciar perdere, perché potrebbe veramente essere imprevedibile. È un momento in cui il mercato è veramente cresciuto a molla, quindi il rischio è notevole che se adesso tutto quanto corregge si sgonfia tutto e quindi di conseguenza anche il valore della land. Un investimento così, io ti dico, io l'ho fatto perché era all'inizio e quindi ho detto, secondo me, se lo si fa, il momento giusto di farlo è ora. Adesso dipende un po' dalle intenzioni che uno ha, cioè se una intenzione di partecipare attivamente, di utilizzarla, può avere un senso. Per quanto riguarda invece un investimento a lungo termine, cioè se è a lungo termine, se uno crede davvero nel progetto, ha ancora senso a mio parere. Però attenzione che al momento c'è un rischio legato al fatto che il mercato è molto tirato, questo è un po' il rischio principale, e ovviamente al fatto che il prezzo è cresciuto e non ci sono più le scontistiche che c'erano nelle pre-sale. Il grafico di Sand invece ha fatto questo pump iperlocalizzato, molto curioso, in un giorno, e è rientrato, cioè è ritornato sopra a quest'area che è un po' la sua area base. Il suo cluster di prezzo principale, 245 sat, e quindi non lo so, sinceramente, visto che il tutto deriva da una candela giornaliera singola che tra l'altro è sparata dopo un lower low, io non traderei un setup del genere, però non lo so, magari c'è qualcuno che ci trova qualcosa di interessante. In ogni caso il livello di prezzo chiave è questo 245 sat, che è il centro di quest'area, questo range, che di fatto è quello che descrive il fair price attuale secondo il mercato di Sand. Questo è quanto. Difficile prezzare la land, ripeto, si potrebbe parlarne veramente per ore di
che modello utilizzare per capire se può valer la pena o no, perché cioè dare un prezzo, cioè un conto è dire è interessante perché rimane interessante, la land è sempre un asset che vale la pena, cioè è una diversificazione anche quella sotto un certo punto di vista, però a pensare a che prezzo è giusto acquistarla e che prezzo no mi mette veramente in difficoltà. Tra l'altro anche su Axie Infinity adesso ci sono le land o ci saranno, non so bene, infatti stavo valutando anche quello, perché sono cose molto curiose, insomma meriterebbero veramente un discorso a parte. Ciao Luca, se fornisco liquidità in una pool stablecoin e apro un hedging short sulla coin, sulla stablecoin, che scenario ottengo accettando il rischio di impermanent loss? Ah, stablecoin intendi tipo USD e Ethereum? Accettando il rischio di impermanent loss, quali sono i rischi associati ad una posizione come quella descritta? Grazie mille. Allora, è molto complicato andare ad aprire una copertura short totale per un'esposizione su un pool, perché in realtà esponendoti su un pool tu ti esponi al 50% nella coin. Parliamo USD, Ether, tu sei esposto, metti 10.000 USDT, in realtà 5.000 USDT e 5.000 in Ether. Di solito i pool sono 50-50 su Uniswap, su Uniswap, eccetera. In più c'è l'impermanent loss che va a pesare qualche punto percentuale in caso di movimenti importanti, ok? Quindi se tu vai a shortare $5,000 su Ethereum, teoricamente ti copri, però nel momento in cui il Ethereum aumenta di valore, anche il tuo, la tua quota del pool cambia, quindi non hai più 5.000 ma hai meno. Quindi c'è una sorta di convessità nell'andamento. Non lo so, secondo me è molto complicato. Arrotondando ovviamente tu col 50% del size della liquidità che hai messo, lo copri in short. Però non copri l'impermanent loss e c'è quel discorso lì della convessità. Mi piace il fatto che video dopo video sto capendoci sempre un pelino in più, grazie. Guarda, questa è una delle cose migliori che potrei sentirmi dire, veramente mi gasa tantissimo sta cosa. Cosa ne pensi di One Inch come progetto e come token? Allora, come progetto 10 lode, perché è veramente geniale, nel senso è un aggregatore di DEX. Tu vai a fare trading su One Inch, lui ti va a spostare, a veicolare il trade su altri DEX o sui suoi pool interni che recentemente ha implementato, in base a dove paghi meno fee, dove hai meno slippage, dove è meglio per te, in sostanza. Perfetto, fantastico. Poi aveva il suo token C, quello del gas, che però vabbè, lasciamo perdere, non c'entra molto. E quindi come progetto assolutamente io lo consiglio a occhi chiusi di usarlo se uno vuol fare uno swap. Mentre come token no, nel senso non mi piace, non mi convince, perché nonostante sta andando bene di fatto, perché il grafico è positivo, è uno di quei token dumpabili, ok? Adesso io non so se hanno modificato qualcosa nelle tokenomics per incentivare di più la detenzione di One Inch, però è farmabile, nel senso viene farmato veramente un sacco adesso con i pool a disposizione, e quindi c'è questa componente di dumpabilità data proprio dal farming, cioè chi farma spesso dumpa, e quindi questo crea una pressione in vendita che non giova al grafico, non giova al mercato. Attualmente la struttura è positiva, non lo so, forse mi sono perso qualcosa, però io tendenzialmente come regola personale mi sono dato di non includere come investimento a lungo termine, perché poi la speculazione è un'altra cosa ovviamente, adesso ci sta a cercare il long ad esempio, ma come investimento a lungo termine un token farmabile non mi è mai piaciuto, questa è un po' una mia idea così. Nonostante ad esempio anche Sushiswap a me piace molto come progetto, mi piace anche la sua tokenomics, che quella me la so studiata, col fatto del blocco di 2/3 dei token per 6 mesi, c'è pieno di incentivi di staking e così via. Tra l'altro Xsushi adesso è diventato anche un collaterale su Aave, stanno veramente facendo delle robe pazzesche, però nonostante quello e mi piace come token, io non lo includo nel mio portafoglio, è una motivazione personale insomma, poi ognuno fa le sue considerazioni. Allora, che dite? Andiamo a dare un occhio a questi grafici? Che ne dite? Qua qualcuno chiede Ethereum Bitcoin, lo vediamo tra poco perché sono dentro anch'io. Cosa ne pensi di Cardano? Allora, Cardano non mi piace purtroppo.
non mi piace proprio cioè il fatto che è da tanto che promette tanto, però non ho ancora visto niente. Lo so che quest'anno dovrebbero succedere grandi cose, ma è da mo' che lo dicono, no? Io, guardate, io ho un approccio molto pragmatico, molto anche abbastanza ignorante, si può dire. Io quando vedo una piattaforma utilizzata che racchiude billions di valore transato e piattaforme con investitori importanti e così via, allora per me, ok, quello vuol dire che sta facendo cose. Ma finché, non lo so, c'è ancora tutta una promessa, tutto da fare, così cos'ha, allora non mi piace più tanto. Detto questo, il grafico è interessante, quindi magari lo guardiamo. Va bene, dai, andiamo a vedere i grafici. Partiamo da Bitcoin, che speriamo non ci dampi proprio in testa in questo momento. E che dire, allora, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti all'approccio, vi ricordate, col cluster giornaliero e all'interno di questo range, ok? Eravamo rimasti in particolare qua. Se vi ricordate, proprio lo scorso live stavamo guardando l'andamento, c'era questa candela, me lo ricordo proprio bene, perché poco dopo la fine del live io ho fatto il compounding short, cioè ho incrementato leggermente la mia posizione short. Perché cosa dicevamo? Allora, facciamo un passo indietro e andiamo a osservare di nuovo l'ultima parte dell'andamento. È un grafico pulitissimo, a mio parere, questo che sta facendo Bitcoin, perché se voi guardate il giornaliero, abbiamo il top attuale, vabbè, con pool di offerta, prima leg down di ritracciamento che arriva dritta dritta al cluster giornaliero, ok, poi si forma domanda, rimbalza, fa un lower high con engulfing bearish, tra l'altro, e addirittura questa engulfing bearish, se si va sul low time frame, sulle 4 ore, c'era qui un cluster intraday che è stato rotto e ritestato, pulitissimo anche lì. Poi cos'è successo? Si è formato un pool di offerta che ci ha dato 4 possibilità di short. Questa no, vabbè, perché era la prima formazione, possiamo dire. Certo, se uno guardava anche l'intraday, in realtà qua già c'era l'opportunità di short. Poi qua c'è stata la prima shadow, quindi magari si inizia a formare il pool. Secondo approccio, terzo approccio e conferma del pool, quarto approccio e riconferma del pool, ok? Vedete tutte le chiusure che stanno sotto a quel pool lì, in maniera veramente matematica, precisa. Poi follow up di offerta subito dopo un tentativo fallito, con addirittura lower low e assorbimento, però poi c'è stato il follow up di offerta che definitivamente ha rotto il low precedente, il cluster giornaliero, e ha chiuso qua sotto. Questa è stata l'inversione di struttura, l'inizio, perché poi dicevamo, ovviamente questo è un primo movimento, ci vuole la conferma, perché potrebbe essere un falso movimento. Chi ce lo dice che domani non ritorna a pompare, non fa una candela verde che chiude qui? Poteva tranquillamente succedere. E infatti, se vi ricordate, avevamo parlato, si aprono le porte a un approccio aggressivo che vedeva proprio l'area tra il vecchio low e il cluster giornaliero come possibile area di retest in cui entrare short. Poi cos'è accaduto? È accaduto che di fatto c'è stato il retest di quest'area, poi una candela insulsa, un'altra candela insulsa, e poi una candela invece estremamente significativa. Una candela che ha provato a fare il reclaim del vecchio low, ma fallendo. Questo è un segnale molto forte e ribassista. Sulle 4 ore questo si presenta ancora meglio, perché una cosa che appunto stavamo dicendo anche nello scorso live era proprio questo. Dicevamo, attenzione a questo livello, se volete potete andarlo a riprendere quella parte lì, è l'analisi del grafico dello scorso live di lunedì. Andandola a vedere, noi eravamo con la candela giornaliera che aveva bucato qua sopra e stava iniziando il movimento di offerta. È un movimento importante perché uno può approcciarlo in due modi, un retest, un bearish retest, ovvero shortando prima che accada in maniera anticipatrice, molto aggressiva, con rischi notevoli, oppure cercando segnali di offerta nel momento in cui tale retest avviene. Cosa vuol dire? Falso break, vuol dire che lo sfiori e poi c'è un segnale di offerta.
Per vederlo chiaramente occorre un low time frame come possono essere le 4 ore. In questo caso le 4 ore sono state cristalline perché c'è stata la candela di breakout. Immediatamente dopo questa candela rossa che ha riportato, vedete, ha chiuso in maniera piena e completa sotto di nuovo il precedente low. E pertanto questo è un falso breakout. Per renderlo ancora migliore, più da manuale, avrebbe potuto chiudere anche qua sotto, cioè sotto la candela verde. Quindi falso breakout più engulfing bearish. In tal caso, vabbè, era ancora più forte, però già questo era un segnale forte dove eventualmente andare a fare compounding dello short oppure speculativamente aprire una posizione short. Speculativamente il target poteva essere il range low, perché ricordiamoci adesso il livello di supporto che dobbiamo tenere sott'occhio è proprio 29876, è quello che anche questo lo stiamo guardando da secoli ormai, non vi sto dicendo niente di nuovo, siamo sempre qui, l'area è sempre questa, noi aggiorniamo le analisi ma i livelli non è che cambiano, non è che mutano, sono sempre questi. Quindi al momento non abbiamo altro che un grafico che è a blocchi. Ok, guardate in che senso, nel senso abbiamo il movimento rialzista e un ritracciamento a blocchi che sono quelli più classici, cioè lateralità, bram, lateralità, bram, lateralità, bram e così via. Ok, questo è il tipico ritracciamento a blocchi, una sorta di sanguinamento lento, no? Un po' alla volta scende, trova la sua area di confidenza, la rompe e così via, no? Blocco per blocco. Blocco 1 è questo, blocco 2 è questo. Ok? Quindi in sostanza, fin tanto che c'è una struttura di questo tipo a blocchi decrescenti, non succede nulla, è ritracciamento, occorre andare a coprirsi short, andare a incrementare magari ogni blocco che perde la copertura short, speculativamente c'è l'operatività short e così via. Quando è che si inverte il tutto? È semplicissimo anche qua, vedete, è un grafico che è talmente pulito che è semplice sotto ogni punto di vista, parla chiarissimo. Il momento in cui è terminata questa struttura è quando abbiamo un reclaim del blocco successivo, del blocco precedente. Pertanto, se ad esempio adesso andiamo a recuperare i 33, i 34.000, pam, così, questo è un primo setup long. E quindi chiudere copertura short, questa è l'operatività di base, proprio l'ABC, senza particolari vizi e cose strane, fronzoli, di una copertura short. Io infatti mi comporto in questa maniera. Non c'è molto da dire. Se andiamo a rompere anche 29876, quindi perdendo anche questa... Ah beh, adesso c'è un po' di domanda. I volumi stanno incrementando in queste ultime ore, non lo so, chissà cosa vediamo. Comunque, se andiamo a rompere i 29876, andiamo a, come prossimo obiettivo, abbiamo questo pool giornaliero, tra l'altro, torniamo sul daily, scusate, eccolo. Quindi potrebbe essere che il nuovo blocco o si assesta qui, oppure si assesta qui, ok? Una roba del genere. Questi due sono i suoi supporti. Quindi attenzione a quello che abbiamo detto finora, quindi il fatto dei blocchi, che fin tanto che i blocchi sono discendenti c'è la struttura in atto, quando c'è un reclaim di un blocco precedente abbiamo una nuova inversione di struttura verso una struttura più rialzista anche su questo time frame. Al contrario, se non ce ne frega niente di tutto ciò e vogliamo soltanto abbassare il prezzo medio di carico, possiamo attendere o al primo reclaim del blocco, quindi al primo setup rialzista potenziale che ci mostra Bitcoin, o altrimenti fare di ignoranza il classico acquisto scaglionato a scendere, anche se è un po' più rischioso come cosa. I livelli ormai li sappiamo, abbiamo 27.700 il pool intraday, abbiamo 26.300 il pool giornaliero e poi il range 22.750, 23.880, sono sempre quelli, non è cambiato nulla. Ora andiamo a vedere Ethereum, non lo so, qualcuno mi ha detto che non si pronuncia così, come lo dovrei pronunciare? Ethereum, italianizzato, e Ethereum Bitcoin. Ethereum Bitcoin, allora, è iper mega bullish, oserei dire, non c'è niente di brutto in questo grafico e si sta
battagliando con la sua ultima area di resistenza di difficoltà, che per quanto mi riguarda è tutta una gigantesca entry area per me. Quindi qualsiasi movimento all'interno di quest'area è un potenziale long, perché è veramente carico Ethereum, mi sembra in forze. Lo stop loss eventualmente lo si può mettere sotto 0.0335, la nostra famigerata ex resistenza e ora onorevole supporto, che si muove esattamente qui. Quindi questo è Ethereum abbastanza pulito. Poi Chainlink, che è l'altra coin sulla quale sono esposto, e oggi, proprio oggi, è andata a pizzicare un'altra entry area possibile. Allora, vi ricordate quest'area qua, 0.0, sì, insomma, 65.000, 69.000 sat, nata da questo cluster qua giù, tac, sempre lui. Questa è un entry interessante, estendibile volendo anche fino a 62-63.000, fino a qua giù, però sapete che ultimamente io preferisco non missare. In ogni caso, qua è una possibile entry per chi ha missato questa zona qui, ok? Quindi, che dire, si può seguire anche questo andamento con uno stop loss sotto a questa area, perché comunque se poi ritorna qua giù si invalida un po' tutto, si crea una punta e non è sicuramente il massimo. E Cardano, visto che me l'avevate chiesto poco fa, anche lui, vedete, ha un'area di ingresso ancora valida che è qua, 939.000, quest'area, tac, ok? Questa è sempre valida perché comunque l'abbiamo superata, abbiamo fatto il break di questo pool di offerta testardo che adesso non è più un pool di offerta e pertanto non è ancora stato fatto il tac tac, il retest e via e partenza, e quindi finché non accade è una possibile entry area in caso appunto di flash dump e ripartenza. Stop loss ad esempio qua sotto, che vuol dire che comunque è bello che è rientrato nel suo range, oppure molto più aggressivo, non lo so, vedete un po' voi come vi piace di più, alla chiusura giornaliera sotto i 930, che vuol dire rientro all'interno del range. Questo un po' le varie possibilità. Un'ora, giusta giusta, andiamo a vedere qualche ultima domanda. Ethereum to the moon, quando dici che ti copri short 5%, intendi dei BTC speculativi o tutti speculativi e hold? Hold, in questo caso hold, perché il discorso speculativo è a sé, cioè lo speculativo parte da una posizione di per sé long o short, quindi è tutto hold finché non apro una posizione speculativa, e la copertura mira a coprire proprio l'hold, allo scopo di non essere esposto ciecamente all'eventuale ritracciamento. È difficile andare, è forse la cosa più difficile in assoluto, l'esposizione in copertura, perché è un po' come dire tu quando venderesti i tuoi bitcoin, perché ci sta il paragone tra la copertura e la vendita, ed è forse la domanda più difficile in assoluto, credetemi, mette davvero in difficoltà, perché si ha paura che nel momento in cui tu ti copri, se riparte, tu di fatto hai una perdita netta di qualche bitcoin, cioè tu hai la perdita in bitcoin, è come aver venduto per riacquistare più in alto di fatto, quindi è un meccanismo difficile. Dunque, vediamo qualche ultima domanda. Opinioni su The Graph e VeChain? Allora, lato fondamentale non ti so dire molto, ti dico VeChain, il discorso della supply chain non è che mi abbia mai convinto più di tanto. The Graph di per sé non mi ha convinto più di tanto neanche lui, però andiamo a vedere i grafici volanti. Allora, VeChain sta sfidando un livello importante che è 98 sat. E guardate che roba, è un livello pluritestato, se lo rompe potrebbe essere un interessante setup long. È abbastanza semplice, dai, non c'è, è discretamente pulito. GRT invece, andiamo a vedere, GRT, bah, è un grafico un po' neonato, senza troppi dati, quindi per me è intradabile, ecco, io la vedo un po' così. Volendo, avevamo identificato questo, no, sul settimanale, no, impossibile,
questo livello qui che, ok, mi ricordo perché, questi 1009 erano un po' questa neckline, questo top, no, di questo costrutto di bottom qua, mentre il top è dato da questo clusterino, quindi tutta questa era una potenziale entry area con stop loss sotto i minimi, una mossa decisamente speculativa, non lo so. Queste sono le possibilità. Amici, io credo che per oggi possiamo salutarci. Torneranno i minigiochi con le shitcoin? Non torneranno, perché altrimenti qualcuno poi ne becca 1000 in un giorno, qualcuno le perde tutte. No gambling, no gambling. Come non dovete andare a fare gambling con le altcoin, ancora meno con le shitcoin. Niente amici, dicevo, io vi faccio un carissimo saluto, vi ringrazio di nuovo di avermi seguito, noi ci rivediamo sempre qui, sempre live, venerdì alle ore 18, non alle 19 perché è solo il mercoledì che è alle 19 e basta. Poi nel frattempo adesso deciderò quale prossimo video fare col budget da investire in cripto, perché ho visto che vi è piaciuto e quindi la serie continuerà. Di nuovo un caro saluto e alla prossima!